Allora, questo è un granchio, ovviamente, lo vedete tutti, molto molto arzillo. Vi faccio vedere un innesco per farlo rimanere perfettamente intatto. Prendiamo il nostro amo a becco d'aquila, chiaramente l'amo deve essere proporzionato all'esca, giusto? Questo oggi mi morde. Lo poggiamo qui, sul pancino. Lo teniamo così. Dopodiché il nostro filo elastico, cominciamo a fare dei giri. Vi posso assicurare che questo innesco è micidiale, chiaramente è mirato all'orata di taglia, giusto? L'orata, quando vede questo bel granchietto, che fra l'altro è un granchio di colore diverso da quello che c'è qui su queste spiagge, perché quello che c'è qui è di colore molto chiaro, siccome l'orata va a vista è come se vede un'oasi nel deserto. Noi possiamo fare dei lanci potentissimi e il nostro granchio rimarrà perfettamente vivo e non volerà dall'amo.